fortunati e abbiamo trovato un piccolo vasetto fittile. Si tratta di una Lekythos, quindi probabilmente un piccolo contenitore per unguenti, e con una decorazione a reticolo. E adesso lo andiamo appunto a rimuovere, così ce lo vediamo bene bene bene. Mi avvicino, lo sta isolando. E... sì, lo isoliamo dalla terra. Sembra anche molto bello, tra l'altro. Sì, siamo stati fortunati. Adesso va rimosso isolandolo dalla terra. Lavoriamo con uno spicciolo in legno in modo da non rischiare di rovinarlo. Questa necropoli, una volta sconosciuta a Nora, ci racconta di connessioni. Connessioni tra esseri umani e connessioni tra sponde del Mediterraneo. Lo fa attraverso i reperti, ma anche sepolture che tra fenici e punici partono dagli inizi del VII secolo e vanno avanti per secoli, 4, forse 5. Ci troviamo lungo la riva del mare, il mare che bagna la penisola di Nora da occidente, e in questo lembo, molto prossimo alla spiaggia occidentale, appunto, le ricerche archeologiche condotte dal 2012 hanno riservato una gradevolissima sorpresa. È appunto da quest'anno, dal 2012, che questo vasto spazio che occupa tutta la parte centrale dell'istmo è stato trasformato da base militare della Marina, è divenuto spazio aperto ai ricercatori grazie all'interessamento e alla lungimiranza della sovrintendenza di Cagliari. E questa possibilità data ai ricercatori è stata subito colta dall'Università di Padova, che ha deciso di avviare un cantiere di scavo nell'estremo lembo settentrionale di questa base, ex base della Marina Militare. Prospezioni geofisiche, analisi geoelettriche del suolo hanno rivelato delle anomalie vistose che ci hanno condotto ad aprire una serie di saggi di scavo e che hanno portato alla scoperta di una assolutamente sconosciuta necropoli della città antica, un grande cimitero che vive dall'età fenicia fino a tutta l'età punica e poi all'inizio dell'età romana, per trovare poi tutta una serie di trasformazioni. Noi conosciamo bene, abbastanza bene, l'abitato di Nora nelle sue varie fasi, ma ci mancavano delle sezioni, degli spettri, delle analisi degli spazi cimiteriali necropolari. Le prime tracce di sepoltura in quest'area si possono far risalire alla prima metà del VII secolo a.C. Siamo nella piena fase che chiamiamo Fenicia, e questo spazio ha riservato appunto la possibilità di ritrovare una serie cospicua, diverse decine di tombe ad incinerazione non violate, che ci raccontano appunto quali sono i rituali e quali sono tanti altri aspetti della società fenicia che popola l'emporio di Nora tra VII e VI secolo a.C. Queste necropoli si compone di una serie di pozzetti all'interno del quali appunto abbiamo recuperato documentazione molto abbondante di quelli che sono i resti cremati dei defunti e i loro corredi. Allora, adesso facciamo vedere quello che probabilmente diventerà il pezzo iconico, il pezzo simbolo della necropoli di Nora. Sì, esattamente. Questo pezzo proviene dalla tomba numero 62 che abbiamo scavato la settimana scorsa appena, ed è un pezzo molto interessante che adesso vi mostro. Si tratta, eccolo qui, come potete vedere, di una statuetta in faience molto particolare, di una scimmia, in particolare un babuino, con la mano destra portata al volto, alla bocca, sembra quasi intento a ridere, ed è, come si può vedere, in una posizione seduta, accovacciata, si potrebbe quasi dire, di fronte a sé ha un vaso. Un vaso particolare, sono quelli presenti in Egitto, nell'antico Egitto, e immediatamente al di sopra del vaso si può vedere, molto piccola, una piccola rana con la bocca spalancata. È un mini canopo. È un mini canopo, esattamente. Questo oggetto qui è innanzitutto molto raro, uno dei pochi noti e presenti in Sardegna, e comunque molto raro, diciamo, a livello mediterraneo.
Si tratta verosimilmente di una sorta di porta unguenti profumati che venivano inseriti attraverso questo orifizio presente sulla sommità del capo del babbuino. Questa statuetta presenta dei fori, un foro passante interno, e questo foro passante andava a collegare appunto e a sfociare direttamente sulla bocca della rana che vediamo qui sopra. Troviamo due splendidi esemplari di bucchero etrusco, quindi una produzione che per l'appunto non è sarda, ma proviene dall'Italia peninsulare, dall'Etruria, e che giunge qui a Nora già in età arcaica, verosimilmente nella seconda metà del VII secolo, quando appunto questo materiale qui viene impiegato all'interno della sepoltura numero 62. Si tratta di due forme, una piccola olpe e una anforetta, l'olpe con decorazione, come si può vedere, a zig zag, presente poco al di sopra della spalla del contenitore, mentre questa anforetta qui ha una decorazione incisa sulla pancia e una decorazione a ventaglietti presente poco sopra la spalla e lungo le anse. Questo è frutto di commerci? Questo è sicuramente frutto di commerci, sono importazioni che arrivano qui a Nora e in Sardegna in generale, per l'appunto nel corso del VII secolo. Mentre quello che sta inquadrando adesso rappresenta una tipicità. Esattamente, questo invece rappresenta una tipicità, è un contenitore che noi tipicamente per l'appunto ritroviamo all'interno delle sepolture di età arcaica, di età fenicia, ed è un piccolo vasetto, un piccolo boccale realizzato in pasto, cioè modellato a mano. È una tomba particolarmente ricca perché al di sopra delle ossa cremate dell'individuo, perché questa è una tomba a incenerazione secondaria, erano presenti alcuni elementi facenti parte del corredo personale. Di che cosa si compone? Si compone di alcuni elementi come questo piccolo pendaglietto in argento, eccolo qui, e un piccolo anello con uno scarabeo, anche questo realizzato in faience, con un foro passante che permetteva appunto all'anello di sorreggerlo. Invece, frammista alle ossa, quindi diciamo rimescolate nel momento in cui queste ossa vengono raccolte dalla pira, era presente questa collana, forse un bracciale, viste le dimensioni, anch'esso realizzato in argento, che presenta alcuni punti fusi, forse appunto in virtù delle alte temperature raggiunte dalla pira, e che per l'appunto verosimilmente doveva essere indossato dal defunto nel momento in cui questo fu deposto al di sopra della pira funeraria. Uno degli aspetti più importanti che noi riusciamo a cogliere grazie allo scavo di questa necropoli è come l'Emporio di Nora, come la penisola di Nora nella Sardegna meridionale, fosse proprio un punto di congiunzione, un punto di smistamento, di snodo, di relazioni, di connessioni tra tutte le sponde del Mediterraneo, tra la Spagna, il Nord Africa, la Sicilia, l'Italia. E quindi vediamo appunto che in queste sepolture troviamo materiali di corredo delle sepolture più antiche che ci raccontano proprio di queste relazioni, e tra questi materiali sono evidentissimi soprattutto quelli che sentono, che come dire raccontano di un rapporto in un certo senso in qualche modo preferenziale non solo col Nord Africa, con il resto del mondo fenicio cartaginese più vicino, ma anche con l'Italia centrale e con l'Etruria. Vi sono tombe in cui il bucchero etrusco è presente, altre tombe in cui invece sono presenti materiali sicuramente prodotti nelle parti orientali del Mediterraneo, tra Rodi e l'Egitto del delta del Nilo. Questo essere la necropoli, uno specchio delle connessioni mediterranee, si prosegue, si ritrova anche nelle fasi più recenti, perché appunto in età punica vediamo introdursi il rito inumatorio e lo scavo dei grandi ipogei, che non sono altro che uno specchio delle relazioni ormai preferenziali del tutto che la Sardegna meridionale e Nora intessono con l'Africa settentrionale. Ormai Nora è una colonia di Cartagine dal V secolo ed ecco che le sepolture e il rito sepolcrale raccontano di questo rapporto preferenziale.
La popolazione cartaginese è una popolazione che tendenzialmente appunto applica l'inumazione e quindi ecco che vediamo nel banco di roccia, come si può vedere, scavate delle grandi tombe a fossa o addirittura a camera ipogea. Questa trasformazione comporta la distruzione di alcune delle sepolture a incenerazione, ma anche il rispetto di molte altre. Ecco che si sviluppano quindi un numero anche qui molto consistente, che ancora dobbiamo valutare, di tombe ipogee a camera, con alcune delle quali completamente ben conservate, con resti delle persone inumate e il proprio corredo, altre poi a loro volta ritrasformate. È molto interessante vedere che la vita di questo spazio non cessa con l'età punica e soprattutto che questo spazio non è solo necropoli. Alla fine dell'età punica, con l'inizio dell'età romana, l'area viene trasformata nel periodo romano e diventa uno spazio dove probabilmente attività produttive, attività anche residenziali, vengono a svolgersi. Ecco che le tombe puniche a camera, ad ipogeo, diventano cisterne per l'acqua. Vengono a volte modificate internamente, vengono rivestite con delle malte a valore idraulico e vengono riempite d'acqua per essere usate come grandi riserve, grandi cisterne. Ve ne sono alcune con capacità di diverse decine di metri cubi di acqua. E qui siamo all'interno della tomba 32. Si tratta di una deposizione di epoca punica a inumazione, e anzi meglio, non abbiamo davanti solo una singola deposizione, ma ci sono almeno 3 individui all'interno della tomba. Vedete là in alto 3 crani qua, almeno, ma qualche frammento lo vediamo poi anche qua in basso. E... allora, qui vedo i 3 crani. Sì. E qui c'è un altro e qui frammento. Ci sono degli altri frammenti. Però subito non diciamo sono 4, no? Perché? Perché dobbiamo valutarlo bene con lo studio in laboratorio. Può essere che questi frammenti siano parte di uno dei crani che vediamo in alto e per le più disparate ragioni di ordine tafonomico possono essere stati spostati nell'arco del tempo. Quando noi parliamo di tafonomia parliamo di uno dei fenomeni più classici in archeologia quando si scavano le tombe, ovvero tutto quello che avviene all'interno della tomba. All'interno della tomba dopo. Dopo la deposizione degli individui. Sì, e qui a Nora ci troviamo spesso davanti a delle situazioni molto interessanti e stimolanti per noi. Perché? Perché spesso le tombe vengono riutilizzate nel corso del tempo, come in questo caso. In questo caso gli scheletri non sono esattamente come si vedono in un libro di anatomia, sono complicati dal punto di vista delle singole parti. Questo ad esempio aiutaci a individuarne le varie parti. Allora, vediamo in alto i 3 crani e qua se andiamo a scendere troviamo una mascella, probabilmente pertinente al cranio che gli sta sopra, e una mandibola. Poi iniziamo a vedere delle altre ossa, un sacco di ossa lunghe, queste, che però non sono direttamente le ossa del braccio come ci si aspetterebbe. Qui sotto la mandibola vediamo ad esempio un femore destro. E è proprio la morfologia dell'osso che appunto ce lo fa riconoscere. A un occhio un po' esperto risulta sempre più facile. Un altro femore però l'abbiamo anche qua sotto, ad esempio, vicino a delle altre ossa di cranio. Forse faranno parte dei crani più alti o forse sarà un altro individuo. Questa stratigrafia si vede chiaramente come vada a coprire una serie di lastre che sospettiamo essere le coperture dell'accesso, del pozzo di accesso di un'altra tomba a camera. Al di sopra di essa tutti i riempimenti successivi al taglio per la costruzione della tomba, per la sua chiusura. I resti umani sono in grado di raccontarci molto di quelle che sono le rotte del Mediterraneo, oppure semplicemente come si viveva qui, su questa penisola al sud della Sardegna.